In Dragon Ball Budokai 3 era possibile fare un sacco di cose, tra cui equipaggiarsi la malattia di Goku. Sì. Goku, che ti prende? Ho male al petto, non riesco a respirare! Hai male al braccio? Non lo so, non me la sento più. È una cosa normale? Bene, Goku sta per avere un infarto. Infatti, modificando le abilità, era possibile appunto equipaggiare questo handicap che man mano si svolgeva il combattimento ti toglieva vita, riducendola praticamente a una sputazza. Quindi ho pensato bene di affrontare diversi nemici utilizzando proprio questo handicap. E niente, vi lascio al video, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale, perché siamo vicinissimi ai 10.000 iscritti e vi ricordo che se arriveremo a quella soglia regalerò ad uno di voi una copia di Dragon Ball Sparking Zero. Quindi cosa state aspettando? Iscrivetevi! Ah, che fatica fare l'intro. Non so bene come iniziare questo video, nel dubbio. Signori, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo su Dragon Ball Budokai 3 a fare una challenge molto particolare, ovvero, l'avrete detto dal titolo ma ve lo dico lo stesso, abbiamo contratto la malattia cardiaca di Goku e quindi adesso perderemo vita. Questo è il succo del discorso, ragazzi. Sì, lo dico in questo modo perché mi sono sgolato per 3 ore. Ragazzi, è davvero grave questa cosa perché non riesco a fare un video serio. Comunque, signori, per chi non lo sapesse, su Budokai 3 era possibile mettere delle abilità strane, compresa la malattia di Goku, che in questo caso si chiama malattia cardiaca virale. Perché virale? Perché non la subiremo solo noi, ma anche il nostro avversario. Quindi, per fortuna, non saremo gli unici a prenderlo nel culo. Quindi, di conseguenza, ragazzi, prima di cominciare, lasciate ora l'iscrizione al canale e il tasto dei like proprio dove dovete sfondare. Scegliamo uno stage, in questo caso, ragazzi, dato che siamo originali, mettiamo una Namek. Abbiamo, come sempre, il nostro minigioco dei Saiyaman, che ho scoperto adesso come si fa. Ovvero con... non è vero, non l'ho scoperto affatto. Invece sì, bisogna spammare con l'analogico. Figata, ok. Ed eccolo qua, signori, Namek con la sua vegetazione blu e il suo cielo verde, che sarebbe il contrario della terra, in poche parole. Eccoci, gli ho messo l'abito distrutto così da rendere più l'idea di malattia proprio. Proprio abbiamo Goku, modalità malattia, malato. Vabbè. Ok, allora, ho messo difficoltà abbastanza elevata, perché voglio proprio farmi male oggi. Tanto ringraziamo sempre quelli che fanno casino sotto casa, che proprio si mettono d'accordo. Per chi è bravo in questo gioco... cioè, non mi distruggete nei commenti che non so giocare. È risaputo ormai come cosa. No. No, non mi dire che adesso diventa Mega Freezer. Ti prego, ti scongiuro. Mi sa che diventa Mega Freezer. Vabbè, di sicuro non riotterrà tutta la vita. Che cazzo dici? No, 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 questo è barare. Questo proprio è scorrettezza allo stato puro. Ok, allora, possiamo ancora vincere. Basta credere in noi e nel cuore delle carte. Citazione molto colta. Vai, Super Saiyajin. Vai, Suprema, appena si rialza. Sì, no! No, ci ho creduto. Ok, fermi. Allora, carichiamoci. No, 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 ok. No, 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 tu non hai capito niente. No, no, come ci si para? Aiuto, ti prego, scaricati, Freezer. Scaricati. Scaricati, scaricati. Ti devi scaricare, però. Scaricati, ti prego. No, sì. Sì, ok, ok, abbiamo una possibilità. Sfruttiamola. Super Saiyan. Vai, Nimpe. Nessuna scrivania è stata maltrattata in questo video, lo giuro. Allora, questa volta andrà molto, molto, molto diversamente. E io, ragazzi, non ho il coraggio di vedere in che stato è adesso la mia scrivania, ma sicuramente è meglio così che non lo vedo. Comunque, carichiamoci e andiamo subito di Furupawada Super Saiyajin. Vabbè, il mio giapponese fa schifo, già non so parlare italiano, figuriamoci in giapponese. Ok, andiamo full power. E adesso? No, perché faccio queste stronzate? No, la devo fare prima. Ma è prima, dopo. No, è finita ragazzi, è finita. Vabbè, finché mi fanno danno, prima che arrivi a un HP, ci può stare. Prima o poi ci devo arrivare lo stesso, ecco, sono già morto. A posto ragazzi, siamo arrivati al punto di prima, solo che c'è una piccola... una piccola problematica. Ho un HP. Ah! Ok, allora... non facciamoci spaventare, ok? Solo che basterebbe un blastino e andiamo nel mondo dei sogni. Allora, questa volta è la volta buona. Bisogna stare molto attenti però. Allora, bisognerà almeno arrivare così. Intanto, pro player, attenzione. Sto cercando di fare un po' di mosse in più perché se no, ragazzi, cioè, sono solo io che spammo i tasti. Siamo ritornati al punto di prima. Questa volta però abbiamo molta più vita. Ho messo pausa, questa è una mossa particolare. Ok, eccoci allora. Super Saiyan. No, cazzo. Allora, ragazzi, se ci becca e ci va tipo a schianto del drago è la fine. Ok, dobbiamo fare così, dobbiamo spedirlo via. Ok.
Sì, sì, ottimo. Facciamo così. No! Ma perché lo schiva sempre? Lo schiva ogni volta, è incredibile questa cosa. Vabbè, non importa, perché faccio così. No! No! Ah, aiuto! Aiuto! Non voglio morire così giovane. No! No, fermo! No! È una tortura, ragazzi, ve lo giuro. E siamo ancora all'inizio, dobbiamo ancora affrontare Cell e Majin Buu. Mamma mia, ragazzi, che parto, davvero. Dobbiamo cercare di non mancare la Suprema, che è importantissimo. Che tra l'altro, però, aspetta, ma noi possiamo farla anche senza arrivare al Super Saiyan. A questo punto, ragazzi, non ci conviene andare in Super Saiyan, perché sennò perdiamo troppo tempo e vigore. Quindi facciamo così. Come non detto, il gioco non vuole assolutamente che noi sconfiggiamo Freezer in forma base. Siamo a buon punto, ok. Dobbiamo solo levargli un po' di vita, andare in impeto, come cazzo si chiama, in impeto del drago, e fargli la suprema. Non è così difficile. Prima ci sono riuscito, solo che era il video uscito male. Ecco, dobbiamo solo cercare di non farci aprire il culo, per esempio. Ok, allora, spediamolo via. E adesso, sì, super dragone, vai. Ok, mi sono esaltato. Se lo azzecchiamo però, abbiamo vinto. Non è ancora detta l'ultima parola. Ok. Sì, sì, no. No, no, oddio, ragazzi. Mi sa che non è morto. Mi sa non è morto. No, no, ti prego, non farmi questo, ti prego. No, no. Quanta vita. Oddio, no. Sì, sì. Sì, mamma mia, neanche quando l'Italia vinse i mondiali io ho esultato così tanto. Questa volta, signori, ho scelto uno scenario molto diverso dal solito. Ho messo una città così a caso e ho cambiato personaggio. Infatti c'ho Gohan in questa tenuta fighissima e ho messo Cell. Ma dato che, a differenza di Freezer, non ha la versione mecha o qualche altra cosa, gli ho messo leggermente più vita di me. Leggermente. Quindi comunque la difficoltà è comunque più o meno la stessa di prima. Però noi siamo skillati, di conseguenza non ci facciamo sconfiggere. Stavo scherzando. Comunque, vai. Andiamo direttamente in Super Saiyan 2 e facciamogli il culo. Sperando che comunque anche lui vada in modalità se è perfetto, perché altrimenti, cioè, non c'è gusto a sconfiggerlo così. Ok, l'abbiamo bloccato in una mossa. Oh, attenzione. No, però... in questa forma non mi piace, usa quella forma perfetta, no? Vabbè, signori, insomma, abbiamo quasi terminato la battaglia. Che lui si è curato, che ha fatto? Vabbè. Comunque, vai! No! Che è successo? Abbiamo perso? Abbiamo perso così? Perché? Ma perché? No, no, ok, ce la possiamo fare. Ma ragazzi, sono morto 5 volte. Ma sono morto 4-5 volte. In una battaglia sola. Com'è possibile questa cosa? Va bene, questa volta non dovremmo fare errori, ok? Allora, portiamoci in vantaggio già da subito, senza pensare al Super Saiyan. Poi a quello ci pensiamo dopo, anche perché, diciamo, non è utilissimo trasformarsi subito in battaglia in Budokai 3. Perché, se non sbaglio, da quel poco che ho visto nel competitive di questo gioco, diciamo che mentre fai le combo puoi concatenare anche la trasformazione e ti continua l'ela combo, in poche parole. Non capisco il motivo per cui mi ha cambiato le impostazioni dei comandi. Ok, dobbiamo allontanarci. Ok, forse è arrivato il momento di andare anche noi full power. No, che è successo? Ok. No! Abbiamo perso. Sì! No! Perché non l'ha preso? Perché non l'ha preso? Vabbè, non importa, prima o poi dovremmo vincerla. Mamma mia, mai una volta che li facciamo al primo try. Comunque, un po' di danni li abbiamo fatti, eh. E stiamo anche a buon punto con la vita, più o meno, dai. Comunque scende. Cioè, praticamente è come sconfiggerli con un HP alla fine. Andiamo in impeto del drago. E adesso, dicevo, e adesso, perfetto. Kamehameha, padre e figlio. Dovremmo averlo sconfitto, dovremmo. Vai. Vabbè, basta, è cringe sta cosa. Attacca, Gohan! Ce l'ho fatta. Perfetto, abbiamo vinto. Meno male. Oddio. Eppure questo qua è stato abbastanza tosto, perché abbiamo aggiunto la vita, perché sennò era un casino. KO! Meno male. Ok, pensavo peggio queste challenge, comunque. Pensavo davvero peggio. Allora, signori, ho fatto un attimo un cambio veloce, perché mi sembrava troppo facile affrontare allo stesso modo Kid Buu. Quindi, signori, ho messo Vegeta,
con la Battlesuit così diversa, e ho messo Metal Cooler, cioè adesso è Cooler ma dopo diventerà anche Metal Cooler, e gli ho messo la stessa vita che abbiamo messo anche a Cell Perfetto. Quindi signori, sarà complicatissimo questa qua. Ho deciso di farla come boss finale perché a sto punto era troppo semplice affrontare Kid Buu in quel modo, perché a parte che sarebbe stato troppo ripetitivo, quindi a me ripetermi non mi piace. Quindi appunto, Cooler ritorna, oddio, nonna, ti faccio il cooler. Cioè comunque ragazzi, la difficoltà aggiunta è che mi ha sminchiato i comandi, è una cosa assurda questa qua. Ok, sto schivando tutto, non so neanche come sto facendo. Continua a schivare Vegeta, ti prego, continua a schivare, aiuto, mamma mia. Io spero con tutto il mio cuore che, dato che gli ho messo, intanto mi arrivano messaggi, spero con tutto il mio cuore che non gli rimetta tutta la vita completa, che si fermi a quella verde. Intanto Cooler rosso, fighissimo tra l'altro, mi sta riflettendo tutta la vita. Oh no, 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 cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Ma cosa mi stai dicendo? Allora, tu non hai capito niente, ok? Non c'hai proprio capito niente. Roba non va bene? No! Sarà un inferno ragazzi, sarà davvero un inferno, dobbiamo impegnarci. Ok, allora, non prendiamoci in chiacchiere, meniamolo, perfetto. Vieni qui, madonna, non me ne frega che ti faccio le stesse combo. Ok, forse magari qualcosina di diverso facciamo ogni tanto. Vai, Super Saiyan di secondo livello. No, mannaggia, allora facciamo così. No, così facendo è no, però mannaggia quel porca. Ok, va tutto bene, basta fare così. E non ci abbiamo le mosse supreme. Mannaggia quel porco. Ragazzi, sarà un vero inferno. Mo con la vita doppia, raga, è davvero tosta. È davvero difficilissima. Meno male che non ho messa troppa. Cioè, in realtà ho aumentato solo di 2 tacche. Meno male. Ed è così anche fattibile. È così anche fattibile la cosa, Il problema è che non mi trovo con questi comandi. Perché se no avrei fatto molte più combo. Invece adesso sto spammando a ripetizione. Sta cosa non mi piace, perché solitamente non sono uno che spamma, a meno che non si incazza e si innervosisce e comincia a spammare perché vuole vincere a tutti i costi. Però comunque, no, abbiamo già un HP, non va bene questa cosa. Preso! No! Dai però, ma come si fa a giocare così? Maledizione. Allora, questa volta dovrebbe andare molto molto diversamente, perché ho aggiunto una mossa che non avevo aggiunto prima perché sono deficiente. Allora, questa volta dovrebbe andare molto diversamente perché ho messo una mossa che mi sono dimenticato di mettere. Quindi, ovvero l'attacco Big Bang. Però no, non fare già queste mosse così. Vabbè. Allora facciamo in questa maniera. No. Sì, preso, ok. A posto, se va bene, la prima vita è andata, o almeno gran parte. Dobbiamo solo azzeccarla, ok? Preso al massimo, perfetto, ok. Meno male che in questo giochino era abbastanza bravo. Vai, nell'oblio, distruggi la Vegeta. Perfetto. Vai a nanna. Abbiamo distrutto il pianeta, ottimo così. Va bene, dovremmo essere a buon punto, credo. Ma no, ma perché così poca vita? Ma perché quando me le fanno a me mi sciottano? Vabbè, no, perché c'ho i comandi sminchiati? Io con triangolo facevo le combo. Vabbè, morto? Perfetto. Vai. Dovremmo avere abbastanza energie per fargli un ultimo attacco finale. Quanto è bello però rosso, incredibile. Forse avrei preferito rosso, anche se in questa colorazione, in questo stage più che altro sembra rosa. Vabbè, ok. Signori, ho fatto una combo diversa da quella che faccio di spesso. Ok. No, mi sto impappinando. Va bene. Facciamo così. No. Ok. Avvicinati. Sì. Ok. L'ho preso proprio alla sprovvista. Non se l'aspettava. Ok, ti prego Vegeta, azzeccala. Che poi dico Vegeta, ma la devo azzeccare io? Sì. 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 Vaffanculer. Ok, questa faceva cacare. Ah, vai di nuovo nell'oblio. Bastardo. Distrutto. Mamma mia, sto godendo. Ok, forse un po' meno per la vita. Ancora. Ah, sì. 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 No. Sì. Sì. Sì, vaffanculo. Ok, che cazzo tra l'altro? Non mi è mai uscita. Va bene. Signori, abbiamo finito finalmente. Questo video, boh, è tutto strano, vabbè. Tutti i miei video sono strani. Comunque, signori, ci becchiamo in un altro video. Bella.